Passo la parola al dottor Daniele Salvordi. Grazie ancora. Daniele Salvordi ci parlerà delle stelle in ambito egiziano, nella letteratura egiziana antica. Grazie professor Borbone, grazie per essere qui. Lo schema di questo mio intervento, voglio leggermente, brevemente introdurre l'astronomia dell'antico Egitto, cioè quali erano le scoperte, almeno le conoscenze scientifiche, tra virgolette, che gli antichi egizi avevano, come integravano queste conoscenze del cielo notturno con la religione e la loro concezione cosmogonica, e poi subito a parlare di letteratura volevo introdurre, come ha fatto la mia collega prima, le caratteristiche della poesia, come riusciamo a isolare testi che possono essere definiti poetici. E fra i testi che ho selezionato ovviamente non potevano mancare i testi delle piramidi, che sono la base della letteratura dell'antico regno egiziano, con i testi dei sarcofagi dell'età successiva. Ho selezionato un inno Osiri, un passo del Libro dei Morti e altri piccoli testi funerari dove le stelle sono in qualche modo menzionate, per passare al testo drammatico di Abido e infine alla lirica, alla poesia vera e propria, dove la menzione delle stelle è meno legata a un contesto religioso e più semplicemente una figura letteraria. E ho presentato due esempi, non sono in realtà molto numerosi. Per quanto riguarda l'astronomia, gli antichi egizi fin dall'alba della loro civiltà, diciamo già dal predinastico, avevano elaborato un calendario, era però un calendario lunare di 12 mesi, il quale ovviamente, avendo mesi più corti dei mesi del calendario solare, del ciclo solare, doveva ogni 2 o 3 anni essere riaggiustato con un 13° mese, e questo mese veniva aggiunto in base al sorgere eliaco della stella Sopdet, che è stata identificata con successo con Sirio, la quale compariva ogni anno nel periodo in cui il Nilo cominciava a crescere. Non sapete che ovviamente il Nilo era una parte fondamentale della vita dell'antico Egitto, quindi l'apparizione di questa stella era un grande annuncio e di conseguenza tutto il calendario ruotava intorno a questo evento. Il calendario lunistellare rimane in uso in realtà fino all'età romana, alla fine, ma semplicemente come calendario liturgico per le feste religiose, perché fin da subito si resero conto che per l'anno civile, per le tasse, per l'amministrazione, per altre cose, non era molto pratico. Quindi già dall'antico regno gli fu affiancato un calendario solare con 365 giorni, 30 giorni per ogni mese, 3 stagioni di 4 mesi l'una, e alla fine venivano aggiunti 5 giorni epagomeni per arrivare a 365. Si resero conto ancora che era un'approssimazione, tuttavia diciamo convissero con questo difetto per praticamente fino al regno di Augusto, in cui venne aggiunto un 6° giorno epagomeno per regolare il calendario. Fra le altre conquiste astronomiche, sicuramente gli orologi stellari in due fasi. La fase più antica degli orologi stellari, detti diagonali, erano delle liste di stelle che venivano già utilizzate nell'antico regno per contare le ore della notte. Praticamente si resero conto che alcune stelle sorgevano all'orizzonte poco prima del sole, ogni 10 giorni queste stelle venivano sostituite da un'altra stella che annunciava il sole, perché il ciclo delle stelle, come percepito dalla Terra, è più veloce rispetto a quello del sole. Quindi avevano selezionato 36 decani, 36 stelle, che nel corso di 360 giorni, ogni ora della notte, quindi per 12 ore, annunciavano un ciclo. Ogni stella, la stella che annunciava il mattino veniva chiamata stella del mattino. Queste orologi stellari sono appunto le liste dei decani per ogni decade di tutto l'anno.
Ovviamente è un calendario molto, è un orologio molto schematico, non molto pratico, però sempre utilizzato a fini liturgici, per cui una civiltà molto conservatrice lo tenne in uso per molto tempo. In realtà già intorno alla XII dinastia venne sostituito da un altro sistema, che è detto quello degli orologi stellari ramessidi, dove si combinava l'osservazione del cielo notturno, delle stelle che transitavano, e gli orologi ad acqua, che non erano precisissimi, però comunque erano già qualcosa di più stabile. Venivano selezionate soltanto 13 stelle che transitavano attraverso linee, non solo la linea del meridiano, ma anche linee prima e dopo, e veniva calcolata l'ora attraverso la loro culminazione, non il loro sorgere. Ovviamente non facevano alcuna distinzione fra stelle e pianeti, come facciamo noi, chiamavano i pianeti le stelle infaticabili, Ichemu Urej. Sono attestati per la prima volta soltanto nella tomba di Senenmut, quindi siamo intorno al 1450 a.C., però erano probabilmente noti anche molto prima. Sono sempre elencati in questo ordine rispetto alla vicinanza al Sole, quindi Giove, Saturno, Marte, Mercurio e Venere. E i primi tre pianeti erano in realtà considerati degli aspetti del dio Horo, il falco, per cui Giove era chiamato Horo che illumina le due terre, cioè l'Egitto, Saturno era Horo, toro del cielo, e Marte Horo il rosso, che è molto significativo. Saturno invece aveva un altro nome, era chiamato Sebegu, però non siamo riusciti a capire il significato, ed era identificato all'opposto con Set, la divinità che nella mitologia egizia era ostile a Horo, mentre Venere era raffigurata come un airone e veniva chiamato la stella che attraversa, oppure più tardi, la stella del mattino. Quindi c'è un po' di ambiguità con il decano che annuncia l'ora. Conoscevano le costellazioni nord, cioè le stelle fisse, le stelle che loro chiamavano imperiture, i Chemusek, però non siamo riusciti a identificare quali di queste stelle effettivamente conoscessero, a quali stelle corrispondono le stelle che loro chiamavano, costellazioni che loro chiamavano in un certo modo. L'unica che è sicura è senza dubbio il Grande Carro, che è parte dell'Ursa Major, dell'Ursa Maggiore, che è rappresentato come una zampa anteriore di un bue, oppure a volte come un bue intero, chiamato Meshetiu. Poi abbiamo una costellazione ippopotamo, che è sempre associata a un coccodrillo, a sua volta identificato con la dea Isi, e una costellazione Serket, scorpione, un leone, un coccodrillo e un altro chiamato An. E vedete, in questa tomba, in questa raffigurazione della tomba di Seti I, il bue al centro, con l'uomo dietro, di traverso, vedete esattamente la costellazione, il carro, mentre le altre stelle non sono chiare. Dal punto di vista cosmogonico, un brevissimo accenno a come gli egiziani pensavano fosse venuto in essere il cosmo. Si creò tutto dal Nun, cioè dal caos, una sorta di liquido primordiale non chiaro, da cui emerse il primo tumulo di terra, che era da cui sbocciò il fiore di loto, che era il disco solare, che da solo riuscì a partorire, non si sa come. Shu, cioè l'aria o la luce, e Tefnut, quindi una prima coppia, che a loro volta generano una seconda coppia, Geb la terra e Nut il cielo. Ed è interessante come Geb sia maschile da noi, mentre gli egiziani, cioè secondo gli egiziani Geb era una divinità maschile, mentre per noi la terra, o meno per i greci, per questa tradizione, è l'opposto. I quali generano quattro figli, Osiri e Isi, che poi formano una coppia, Set e Nefti, e infine Horo, figlio di Osiri e Isi. Quanto a Nut, che è quella che a noi interessa in quanto la dea del cielo, era forse originariamente identificata con la Via Lattea. Vedete che la Via Lattea in alcune condizioni forma questo arco, e in effetti la raffigurazione della dea Nut è effettivamente come una donna che punta le braccia e le gambe aperte, non unite, ai quattro punti cardinali, e quindi copre la terra. Vedete, la persona sdraiata è la terra, Geb, il suo marito, e Shu è il padre che tiene Nut sollevata. Un'altra raffigurazione dal soffitto della tomba di Ramesse VI, dove Nut è raffigurata in due volte, in due raffigurazioni speculari, una volta come il cielo del giorno,
e una volta come il cielo della notte. Vedete, attraverso il corpo transitano i corpi celesti, cioè le stelle al di sotto, e quindi vuol dire che è giorno perché le stelle sono dentro, e invece sopra vedete il sole che transita dalla bocca e poi verrà partorito al mattino, e quindi in questo momento sta transitando dentro il corpo e quindi sta rappresentando la notte. Questo è un dettaglio. Ecco, le stelle in questa concezione di Nut come il cielo, le stelle sono i Ba di Nut, e Ba nella religione egiziana era uno degli aspetti spirituali. Ogni persona, ogni dio nell'antico Egitto aveva un'anima che era identificata con tre aspetti: il Ba, il Ka e l'Akh, sono termini che poi rivediamo. Quindi le stelle sono i Ba. Il Ba in genere è quella parte dell'anima, tra virgolette, che identifica la forza, la forza anche generatrice, la potenza. E uno dei suoi titoli più usati è Khaba Ues, cioè colei dei mille Ba, o meglio letteralmente migliaia sono i Ba di lei. Espressione poi spesso tradotta con firmamento, perché le stelle sono appunto il Ba. Allora, Piti, testi delle piramidi, dice: come hai acquisito in te ogni dio nella sua barca, perché le stelle e il sole, secondo gli antichi egiziani, come le barche sul Nilo attraversavano il cielo, possa tu fare ognuno di loro una stella, come lei dai mille Ba, e possano loro non allontanarsi da te come stelle, non lascerai che N, e qui bisogna inserire il nome del defunto, del faraone in particolare, si allontani da te. Ci sono poi le stelle imperiture, cioè le stelle fisse, quelle polari, sono chiamate Ichemusek, sono quelle stelle letteralmente che non conoscono il perire, cioè quelle che non tramontano mai, sono sempre ferme, sono incorruttibili nella letteratura e sono identificate con il sovrano dopo la morte, cioè l'obiettivo del sovrano una volta defunto attraverso i testi delle piramidi è diventare una stella imperitura. Sono la meta del viaggio appunto del re defunto, e cioè questo N, questo defunto, si vestirà, come se dovesse indossarle, delle stelle imperiture. Nella letteratura compaiono spesso come un aiuto al sovrano: prenderai il braccio delle stelle imperiture, cioè ti daranno la mano e ti solleveranno verso il cielo, oppure un traghetto gli è stato mandato dalle stelle imperiture, quindi salirà sulla barca col traghettatore. Ci sono anche alcuni passaggi di dialogo, no? Fammi salire, ho il permesso, tutte formule di questo tipo. Oppure un sentiero, una strada o anche una scala verrà stabilito per te verso il cielo tra le stelle imperiture. Fra le stelle nominate abbiamo identificato sicuramente Sirio, in greco Sotis, ma in egiziano antico Sopdet. Abbiamo visto che è la stella che annuncia la piena del Nilo nella stagione estiva, determina l'inizio dell'anno secondo il calendario lunistellare, e una formula frequente nei testi delle piramidi è sia questo N trasportato al lato orientale del cielo, sua sorella è Sopdet, la sua progenie è la stella del mattino. Ed è una stella spesso associata ad Isi, come invece Orione, la costellazione, è associata a Osiri. Il nome egiziano è Sah, che probabilmente è vicino alla radice del verbo, significa essere vicino, e probabilmente in collegamento con Sirio. Infatti vedete come effettivamente le due entità celesti sono vicine. Funge in effetti da araldo e nella letteratura lavora in coppia con Sirio. Insieme accompagnano il re defunto nel suo viaggio celeste e lo assistono. Dicono i testi: Orione gli porgerà il suo braccio, Sirio riceverà la sua mano. Anche qui l'idea è quella di issare il defunto nel cielo. In questo passaggio dei testi delle piramidi è interessante vedere la descrizione di quello che poi sarà l'iconografia di Orione. Nella tua identità di Orione, con la tua stagione nel cielo e la tua stagione nella terra, quindi una parte del transito di Orione visibile e una parte invece invisibile, Osì rivolgi il viso e guarda questo N, tua discendenza attiva che è uscita da te. E poi un altro passaggio: Orione venne in esistenza largo di piede, ampio di passo. E in effetti lo vedete nella prima barca con le gambe aperte che transita e rivolto verso il defunto. Quella di fronte a lui è Sirio, Isi, quindi abbiamo la coppia Osiri-Isi, Orione-Sirio, e in un testo interessante del papiro Berlino 3008, la tua sacra immagine, Orione in cielo, sorge e tramonta ogni giorno, io sono Sirio che lo segue.
Veniamo invece alla poesia. Come possiamo identificare un testo antico egiziano e definirlo poesia? Beh, ci sono alcuni elementi come allitterazione, ripetizione, parallelismo, che sono un po' tipici anche dei testi vicino orientali. Uso ellittico della frase. Per quanto riguarda i testi ieratici, abbiamo anche dei segni di punteggiatura, dei diacritici di fine verso, di fine stanza, anche di fine poesia, e in alcuni casi dei titoletti, e sono tutti segni scritti in rosso, mentre il resto del testo è nero, quindi è molto facile da identificare. Per quanto riguarda i testi delle piramidi, sono un corpus non omogeneo, noi lo chiamiamo testi delle piramidi perché ci fa comodo, ma in realtà sono tante formule in forma poetica scritte nelle diverse piramidi regali di quinta e sesta dinastia, quindi solo nell'antico regno. Sono formule, quindi spesso introdotte con recitazione, due punti, eccetera, e descrivono in generale il viaggio e la trasformazione del sovrano defunto in una stella circumpolare, i Sekhemu Sek, o senza apparente contraddizione in un compagno di Ra, che è il sole, nel suo viaggio celeste, giorno e notte, o il re defunto, che può identificarsi con Osiri, il dio dell'oltretomba. Quindi sono tre cose completamente diverse, fisse o che si spostano, che stanno in cielo, che stanno nell'aldilà, e che però senza troppi problemi gli egiziani riuscivano a far convivere. Il problema ovviamente è nostro, interpretativo, non loro. Ci sono anche i testi dei sarcofagi, che sono dell'epoca successiva, sono sempre delle formule, attingono a piene mani dai testi delle piramidi, però hanno anche alcune aggiunte originali, quindi qui li ho aggiunti spesso in coppia per vedere eventualmente dei cambiamenti. Sono molto eterogenei, rituali, formule magiche, inne, preghiere, testi mitologici, anche testi drammatici, che ovviamente prevedevano una recitazione. Ad esempio, testi delle piramidi 245, il titoletto è moderno dell'editore, però serve a capire qual è il soggetto. Il re raggiunge le stelle. Questo N giunge a te, Onut. Questo N giunge a te, Onut. Ha consegnato suo padre alla terra, cioè come sovrano ha sepolto il suo predecessore, quindi ha fatto le cose secondo legittimazione. Ha lasciato oro dietro di sé, cioè ha lasciato un erede al trono che ha preso il suo posto. Le sue ali di falco sono cresciute, piume del falco sacro, il suo ba, vedete, Nut, la dea dai mille ba, ha recato qui la sua magia, lo ha equipaggiato. N, la risposta del cielo, è N, avrai il tuo posto nel cielo, fra le stelle del cielo, perché tu sei la stella solitaria sulle spalle di Nut. Quindi Nut parla di se stessa in terza persona. Possa tu guardare in basso a Osiri, mentre egli governa gli Ah, una delle altre entità spirituali che fanno parte del corpo, secondo gli antichi egizi, mentre tu stai lontano da lui. Qui in questo caso Osiri sta in basso e il defunto è una stella che sta in alto, in effetti guarda in basso verso Osiri, e tu non sei uno di loro, tu non sarai dei loro, tu sei di più, tu sei sopra. Un altro passo: ora che N ha travolto la notte e N ha mandato le ore notturne, il termine un ut, nella colonna centrale proprio in mezzo vedete c'è un coniglietto con le orecchie, e sotto il determinativo di tre stelle, cioè proprio le ore sono scritte con il determinativo delle stelle, sempre per l'idea che osservando l'orizzonte di notte c'è una stella che sorge ogni ora, tecnicamente. I poteri appariranno e onoreranno N come babbuino, che è una divinità in realtà collegata al culto solare. N è il figlio di colei che non sapeva di aver dato alla luce N. Alcuni passaggi sono un po' oscuri, non riusciamo sempre a capire tutto. Volto potente, signore delle notti. Un secondo passaggio, il re ascende al cielo finalmente, c'è questo sconvolgimento, il re è defunto, ora deve passare. Il cielo grida, la terra trema, nel terrore di te, Osiri, al tuo arrivo. O voi vacche da latte e voi vacche che qui nutrite, girate intorno a lui, lamentatelo, piangetelo, deplorate, poiché egli viene e sale al cielo fra i suoi fratelli, gli dèi. Quindi c'è un tono abbastanza drammatico. E invece qui abbiamo un passaggio molto carino, molto poetico. Il re prega rivolto a Nut, dire le parole. O tu dall'ampio passo, che ovviamente è quella stesa con le gambe anche aperte, mentre semini lo smeraldo, la malachite e la turchese delle stelle. In questo passaggio le stelle sono percepite come avere una luce verde, più che gialla, come sappiamo noi, come ho fatto io il layout del PowerPoint. Se tu sei verde, cioè florido, verde è la vegetazione che germoglia, è verde N, verde come una pianta viva. Quindi c'è questa connessione fra la vegetazione, la risurrezione e le stelle. In un altro passaggio, come tu sei fresco,
vivo, verde, la malachite delle stelle è fresca, come tu sei fresco, N è fresco. Un altro passaggio, il re percorre il cielo, spaziosa è la sede di N con Geb, cioè la terra, alta è la stella di N con Ra, cioè il sole, N percorre questo palude del riposo, che dovrebbe essere l'emisfero settentrionale, N è l'occhio di Ra, ancora il sole, concepito di notte, nato ogni giorno. Quindi c'è una realtà, attenzione, una variazione fra N, cioè il defunto, come stella, e N come sole che sorge e tramonta. Quindi entrambe le cose sorgono e tramontano, quindi ci può essere un po' di ambiguità. Un altro passaggio, toccherai il cielo come Orione e il tuo Ba sarà appuntito come Sirio, che non è chiaro cosa vuol dire appuntito come Sirio. E un altro passaggio, possa egli salire in alto da est ad ovest fra i suoi fratelli gli dei. Qui è più probabile che invece come stella sia il sole che sorge e tramonta. Orione è suo fratello, Sirio, Isi, è sua sorella, ed egli siederà fra di loro in questo mondo per sempre. Prima si muove, poi invece è una stella fissa. Un altro passaggio, il re prega rivolto a Nut, o grande che è divenuta cielo, tu sei forte, tu sei potente, riempi ogni luogo con la tua bellezza, la terra intera è sotto di te, tu la possiedi, così come tu avvolgi la terra e tutte le cose con le tue braccia, allo stesso modo hai preso N a te, una stella in peritura in te. E un altro passaggio, qui finalmente diventa una stella, ecco, è giunto come Orione, ecco Osiri è giunto come Orione, concepito dal cielo, nato dall'alba o dal tramonto, il termine in realtà è ambiguo, c'è sempre questa zona di passaggio di luce e buio tra il mattino e il tramonto. Il cielo ha concepito te ed Orione, l'alba ti ha fatto nascere con Orione, chi vive, vive per comando degli dèi e tu vivrai. Con Orione nel cielo orientale sorgerai, con Orione nel cielo occidentale tramonterai. Il terzo di voi è Sirio, pura di troni. Lei è la vostra guida nei bei sentieri del cielo, nella palude di canne. Ecco, questi termini palude, in realtà probabilmente sono zone del cielo. Un altro passaggio, stelle in pieriture. Quando questo N sarà andato sull'isola, che è in mezzo alla palude del riposo, probabilmente il cielo settentrionale dove ci sono le stelle circumpolari, in cui gli dèi e le rondini si posano, le stelle imperiture sono le rondini, quindi c'è questa immagine del volatile, daranno a questo N quella pianta della vita di cui essi si nutrono e di cui voi tutti vi nutrirete assieme. E il tema della rondine è ripreso in effetti nei testi dei sarcofagi, quindi di epoca successiva. N è salito come una rondine, N ha camminato come un'oca, N è asceso, una stella, quando questa giusta dimora discende. Chi lo vede non morirà mai, ma si alzerà. Cioè, sono molto potenti come immagini, molto, molto forti. E ancora testi dei sarcofagi, che si intrecci per te una scala verso il cielo, e che Nut stenda le sue braccia verso di te, possa tu navigare sul canale sinuoso, possa tu navigare con una barca, che i due equipaggi delle stelle imperiture, delle stelle infaticabili, cioè i pianeti, ti conducano, che ti pilotino e ti trasportino al distretto delle acque con le loro corde di bronzo. Sono le barche trainate dalla riva, sul fiume, un'immagine nilotica. Passiamo invece a tutt'altro periodo, siamo ora nel Nuovo Regno, un migliaio di anni dopo i testi delle piramidi, e abbiamo questo simpatico inno a Osiri, dalla stele di Amenmose, ora al Louvre, dove abbiamo ancora, forse più esplicitato, questo sincretismo religioso fra il sole, Ra e Osiri, il dio dei morti, che tecnicamente dovrebbe stare nascosto, ed è un passaggio che poi compare anche nei testi, nel libro dei morti. Successivamente. Nella seconda stanza dice, per lui il Nun, se vi ricordate questo brodo primordiale da cui emerge la terra, ha riversato le sue acque, per lui il vento nord ha soffiato controcorrente, il cielo fa una brezza per le nostre narici, così che il suo cuore possa trovare pace, per lui le cose verdi sono germogliate, e per lui la terra ha prodotto i suoi frutti, il cielo e le stelle gli obbediscono, per lui le grandi porte del cielo vennero aperte, perché anche nei testi delle piramidi c'è questo passaggio in cui il re chiede di essere ammesso all'interno, come le porte del cielo. Colui che riceve lode dai cieli meridionali, adorato nei cieli settentrionali, le stelle imperiture erano sotto la sua guida e le stelle infaticabili, cioè i pianeti, erano la sua dimora.
Nel Libro dei Morti, il Libro dei Morti è in realtà un nome arabo moderno, contemporaneo. Il nome originale era Formule per uscire nel giorno, cioè il defunto al mattino può uscire e vedere la luce del sole. Cominciano a comparire all'inizio, alla fine della 17ª dinastia, quindi inizio nuovo regno, fino all'età romana, e sono formule che traggono ispirazione dai testi precedenti, però sono illustrati con delle vignette, quindi sono molto più carini da vedere. Nel capitolo 15 lì c'è un inno a Osiri, che abbiamo già visto nella stele di Amenmose. Nel capitolo 15 c'è un inno a Ra, in cui si dice le stelle, che è saltato una L, le stelle infaticabili cantano inni a te e le stelle imperiture ti glorificano nel momento in cui affondi nell'orizzonte, cioè come un sole che tramonta. Poi ad esempio c'è una vasta letteratura funeraria in cui Nut è associata al sarcofago, spesso è rappresentata all'interno del coperchio come una dea che abbraccia, forse la prima fase della resurrezione, il cielo abbraccia il defunto per poi poter diventare una stella effettivamente. Questa è una delle note prese da Howard Carter quando ha scoperto la tomba, ha copiato l'iscrizione sul sarcofago, siamo a Tutankhamon. Parole dell'Osiri, qui il re e il defunto è già identificato con Osiri, chiaramente, è ormai diventato un titolo, oltre che il nome del dio. Re Nebuchadnezzar, giustificato, cioè defunto, davanti al tribunale è riuscito a provare di essere degno, e gli dice, oh madre Nut, su di me allarga le tue ali come le stelle imperiture. Qui compare, in effetti già forse dal Medio Regno, un'immagine di Nut come una dea alata, ha questo abbraccio anche di ali. E un po' più tardi, 21ª dinastia, regno di Psusen, questo è un sarcofago privato, non siamo più in ambito reale, il sarcofago di Henutawi, vedete nella banda, nel dettaglio si vede la dea alata, Nut, e nella banda centrale c'è questa iscrizione, recitazione da parte dell'Osiri, la signora della casa e cantante di Amun-Ra, re degli dei, Henutawi, che dice, oh madre mia Nut, apri le tue ali sul mio volto, e fa che io sia come le stelle imperiture, come le stelle infaticabili, senza morire una seconda volta nella necropoli. Cioè, quello che prima nell'antico regno era solo esclusivamente per il sovrano, ormai in questa fase della religione egiziana è per tutti, tutti diventano stelle. C'è una democratizzazione dell'aldilà che avviene già in realtà nel Medio Regno. Vorrei saltare il testo di Abido perché in realtà è poco poetico e passare direttamente alla lirica, dove le stelle hanno così un'apparenza un po' meno centrale. Nel papiro Chester B.T. 1, inizio delle parole della grande gioia del cuore, una poesia d'amore, e qui l'amata è la stella, allora l'unica, l'amata, la senza pari, la più bella di tutte, guardala, è come la stella fulgente all'inizio di una bella annata, cioè Sopdet, cioè Sirio, colei che annuncia la piena, quindi è un'immagine molto potente per l'antico Egitto, magari a noi non sembra così forte. Lei che splende di perfezione, che raggia di pelle, quindi questa metafora della stella viene continuata, anche se poi sfuma pian pianino. Interessante notare la prima parola, l'unica, questo è un gioco di parole, perché questa è la prima stanza di una serie di altre, quindi la prima parola è tipo stanza 1, l'unica, e poi si fa nell'ultimo verso un giochetto simile. Lei con gli occhi belli quando guardano, con le labbra dolci quando parlano, per le quali non c'è discorso superfluo. Lei che lungo ha il collo, il petto luminoso, con una chioma di vero lapislazzoli, se pensate alla lapislazzoli è una pietra blu con dei frammenti di oro dentro, quindi è molto stellare, le cui braccia superano lo splendore dell'oro, le cui dita sono come boccioli di loto, lei che ha pesanti le reni, ma questo è un po' goffa, strette le anche, le cui gambe proclamano la bellezza, il cui passo è pieno di nobiltà, quando posa i piedi sul suolo, con il suo abbraccio mi prende il cuore. Essa fa che il collo di tutti gli uomini si giri per guardarla. Ognuno che essa abbraccia è felice, si sente il primo degli uomini, quando esce dalla sua casa si pensa di vedere colei che è unica, ancora unica. E qui c'è un'identificazione con Hathor, che è la dea dell'amore, una dea che in questa fase della religione egiziana viene spesso associata a Nut, quindi c'è un gioco così doppio di identificazione. E un ultimo passaggio, questo è un ostracon, quindi un pezzo di ceramica con una poesia così un po' estemporanea. Ti amo lungo tutto il giorno, al buio, lungo tutte le lunghe divisioni della notte, quelle ore io dissipatore spendo da solo, e giaccio e mi rigiro insonne fino alla bianca aurora. E con la tua forma di te, con la forma di te, popolo la notte,
e pensieri di caldo desiderio crescono vivi in me, quindi diventa un po' più acceso. Volevo far notare notte e ore, nella trascrizione del testo, notte ha un determinativo di cielo con la stella e ore ancora il coniglietto, un ut con stella, sempre per questa idea delle ore. E l'ultima parte della poesia, e poi ho finito. Quale magia era nella tua voce da portare tutto tanto vigore del canto nel mio corpo? In membra che ora giacciono svogliate nel mio letto senza te? Così imploro l'oscurità. Dove sei andato, uomo innamorato? Perché sei andato da colei il cui amore può condurti passo dopo passo al tuo desiderio? Nessuna voce d'amore risponde e percepisco fin troppo bene quanto io sia solo. Con questa ho concluso. Grazie. Thank you.